Ciao a tutti, siamo qui negli studi di Radio CU, io sono Alex Righi e sono insieme anche a Luca, che è un mio caro amico, a Luca Gennasi, che quest'oggi è qui con me e vediamo di fare due chiacchiere come se fossimo quasi in salotto, anche perché di Luca voglio presentare il libro che ha scritto e che sarà praticamente in editoria alla fine del mese di maggio e primi di giugno, e che si chiama Quando la vita ricomincia. Ciao Luca. Ciao Alex, come stai? Bene, tutto bene. Sono contento che sei qui con noi oggi, anche perché... Anch'io sono contento di esserci. vogliamo in qualche modo passare un po' di tempo insieme per fare quattro chiacchiere, ascoltare, perché no, un po' di buona musica, anche quella che magari hai scelto tu per questa diciamo, per questa programmazione, per questa trasmissione, per questo appuntamento. E, quando la vita ricomincia, quindi, è il tuo libro che oggi andremo a presentare. Cercheremo un po' di capire di cosa si tratta, visto che parla, ed è un libro autobiografico, quindi parla appunto di te e di una tua esperienza personale. Bene, a questo punto lasciamo allora i nostri ascoltatori un attimo ancora lì in attesa di capire un pochino meglio quello che vogliamo oggi raccontare, e ascoltiamo il primo disco che ci hai chiesto. Allora, il primo disco è 5 o'clock in the morning dei Village People, perché è stato il primo pezzo che appunto nel 1981, nel lontano 81 ormai, quando scendevo la scalinata dell'allora Piragna di Bologna in via Barberie, è stato il primo pezzo che ho sentito e mi ha colpito perché è molto bello, indubbiamente. Ritorniamo quindi di nuovo in studio, Luca, allora ascolta, vediamo un po' di parlare un po' più nel dettaglio del tuo libro, visto che abbiamo così aperto il nostro discorso dicendo che hai fatto un libro che si chiama Quando la vita ricomincia, quindi raccontaci un po' senza entrare nel dettaglio, perché gli ascoltatori, certo, per saperlo dovranno comprare il tuo libro, no? Non voglio svelare assolutamente troppo. Esatto, e vedremo poi anche un po' dietro appunto a questa cosa quali sono anche i tuoi intenti, però raccontaci un attimo, visto che siamo qui per questo, di che cosa si tratta. Ecco, allora si tratta praticamente del racconto di quando ho scoperto la malattia, quindi quel pomeriggio drammatico, oserei definirlo, che è stato il 22 settembre appunto, quando mi hanno dato la comunicazione ufficiale. In più ci sono dei continui flashback alla mia vita precedente. Il libro poi va avanti con la descrizione dell'intervento e anche di quello che ho provato, fino poi arrivare al messaggio finale, che è quello che poi è il pezzo forte del libro. E ci sono anche tante, non so, tra un capitolo e l'altro ci sono delle piccole poesie, insomma è un libro che consiglierei di comprare, anche perché ha un fine benefico. Diciamo quindi che il tuo libro parla di un'esperienza abbastanza intensa, e sì, se non dolorosa, che riguarda una malattia sì, che hai affrontato, che stai affrontando, giusto? Che sto affrontando, si tratta di un tumore al cervello, infatti ho una bella cicatrice disegnata sulla testa. Fortunatamente sono qua a poterla raccontare a distanza di 8 mesi dalla diagnosi. Sto facendo le cure, ma vabbè, lo racconterò poi dopo. È necessario
credere comunque di rimanere per sempre giovani, giusto? Esatto. E allora ci ascoltiamo gli Alphaville con Forever Young. Forever Young. Ritorniamo in studio, quindi Luca, abbiamo già iniziato così un po' a parlare di quello che è l'essenza di questo libro, che tra l'altro speriamo di vedere presto in editoria, abbiamo detto fine maggio, primi di giugno. Quindi fine maggio, inizio giugno dovrebbe uscire. Lo attendiamo tutti quanti, anche perché chiaramente non ci svelerai oggi più di tanto e quindi occorre assolutamente leggerlo, e soprattutto anche perché questo libro, la vendita di questo libro servirà anche in parte gli emolumenti a finanziare comunque scopi benefici, giusto? Vabbè, sicuramente parte dell'introito di questo, cioè degli incassi di questo libro andranno a una fondazione benefica che ho intenzione di costituire probabilmente il prossimo anno, ma non vorrei svelare più di tanto neanche di questo progetto. Ti volevo chiedere innanzitutto intervento, come stai, come hai affrontato, diciamo, questo periodo, e anche perché credo che sia stato un momento particolarmente forte e che te, come tante altre persone, magari hanno e stanno affrontando. Allora, sicuramente è stato un momento intenso, diciamo. L'intervento è andato bene, ho dovuto affrontare un intervento di 8 ore da sveglio, quindi praticamente sedato, in sedazione da sveglio. Non è stata una passeggiata, però è andato bene, sono qua a raccontarlo. Diciamo che ho fatto successivamente 33 sedute di radioterapia e adesso sono nella pausa tra il primo ciclo di chemio e il secondo ciclo di chemio. Mi vedete, sono abbastanza bene, ho perso anche un po' di chili, sono abbastanza in forma. Credo che queste esperienze in ogni modo siano importanti anche da trasmettere agli altri, soprattutto per dare un'iniezione di fiducia a chi magari ne ha più bisogno. In effetti tu sei una persona che ritengo particolarmente forte, quindi vedo che anche questa cosa l'hai saputa affrontare in modo veramente, diciamo, ottimale, nel miglior modo che si potesse fare, questo indubbiamente. E proprio per questo siamo qui oggi a fare queste 4 chiacchiere, perché vogliamo raccontare un'esperienza che comunque è un'esperienza che purtroppo, cioè, accade molte volte nella vita e quindi sì, fa parte indubbiamente un po' di un patrimonio dell'umanità, tanto per intendere. No, ovviamente è così. Io mi sono informato in questi mesi che sono dovuto stare a casa, ho visto che in Italia, solo in Italia, ci sono 1000 diagnosi di nuove neoplasie al giorno. Quindi questo vuol dire più o meno 350.000 nuovi tumori l'anno in varie parti del corpo. Quindi, insomma, indubbiamente io ho avuto il sostegno della mia famiglia. C'è chi non ha questa fortuna, però io ho avuto la possibilità di avere un sostegno molto forte e anche l'affetto di mia moglie, che in questa circostanza mi ha veramente dimostrato quanto ci tiene, ci teneva a me, ecco. E anche, certo, mio figlio, insomma, non tutti hanno questa fortuna. E forse, diciamo, questo discorso si riallaccia anche al disco che hai scelto di ascoltare adesso, che è estratto dalla celeberrima colonna sonora della febbre del sabato sera, sono i Bee Gees, i fratellini Gibb, no? Con la loro How Deep Is Your Love, ovvero quando è profondo il tuo amore, ovvero quando è profondo il tuo amore, è praticamente la traduzione in italiano di questo disco, e penso che si allacci in maniera particolare a questo discorso che hai appena fatto, e allora lo ascoltiamo.
Allora, torniamo a noi, torniamo in studio, ancora qui a Radio CU con Alex Righi e Luca Gennasi, ovvero Luca. E, beh, diciamo che chi ci sta ascoltando, chi ci sta guardando, senz'altro si chiederà anche a questo punto cosa facevi e cosa fai nella vita, no? Perché ci sta anche questa curiosità quando parla di una persona. Allora, guarda, Alex, io facevo e faccio ancora l'imprenditore, io sono... mi ritengo un imprenditore che ha avuto un discreto successo, ho 55 anni, vabbè, insomma la nostra amicizia risale dai primi anni 80, come tu sai, perché trasmettevamo tutti e due nella stessa radio, che era la mitica Radio Quartiere Bologna, sotto la sala Sirenella. Siamo stati un po' dei pionieri, ma l'abbiamo sempre fatto esclusivamente solo per passione, perché non siamo mai riusciti a diventare né Amadeus né Jerry Scotti. No, purtroppo nessuno dei due. Io poi la mia carriera è stata un'altra, meno male, anche perché se avessi fatto il calciatore non ero nessuno, se facevo il DJ non ero nessuno, invece facendo l'imprenditore sono riuscito ad avere un discreto successo. Niente, poi a parte quello, io sono una persona che ha sempre avuto mille interessi e sono mosso in varie direzioni, mai più mi sarei aspettato che nel pieno della mia vita questo tipo di comunicazione, che comunque ho affrontato con la forza che dici tu, Alex, cercando di essere molto positivo. Ecco, questo è il primo messaggio che vorrei lanciare agli ascoltatori: c'è sempre una luce in fondo al tunnel, quindi cercate di essere positivi, qualsiasi diagnosi vi possa essere data. Beh, questo è una cosa credo che sia importante nella vita, in qualche modo cercare di avere sempre, no? Perché comunque prove di diverso tipo, anche magari diverse dalle tue, ma comunque non meno dolorose o non meno diciamo faticose, tante altre persone magari devono o hanno affrontato. E allora avere quello spirito, come dici tu, come stai raccontando, di una certa positività, certamente aiuta tantissimo, questo ne sono certo. E quello che aiuta tantissimo, secondo me, è anche la buona musica, perché la musica è comunque una grande medicina, anche per il nostro spirito, per la nostra anima, per la nostra allegria e tutto quanto. Allora, ma tu lo sai che io ero innamoratissimo di Olivia Newton-John? Cioè, è stato il mio primo grande amore. E quindi qua in questa canzone, il prossimo pezzo che noi andiamo a sentire è praticamente la storia di uno smollo, come diciamo a Bologna, cioè di quando lei lascia lui e quindi lui si dispera, si contorce e da qui nasce questa Sandy di John Travolta, che è il prossimo pezzo che adesso andiamo a sentire. Vorrei lasciare l'ascolto, insomma, andiamolo a sentire. Senti John Travolta da Gris, ovvero da Brillantina. Io non ho questo problema. Ok, ritorniamo in studio. No, dicevi che tu non hai il problema della brillantina adesso, ma cioè no. Bisogna pensare che la brillantina, cioè, era riferita appunto a ragazzi che avevano 20 anni, no? Quindi beh, anche noi avevamo più capelli. Avevano. Io la brillantina però non l'ho mai usata, nonostante tutto, anche quando avevo più capelli. Però Gris è stato un grande successo e la canzone che abbiamo appena ascoltato pure. E la storia appunto di Danny e Sandy, John Travolta e Olivia Newton-John in questo Colossal, in questo musical che è stato un grande successo appunto degli anni 80. Bene, allora io direi comunque che possiamo proseguire la nostra chiacchierata, perché abbiamo ancora un po' di tempo a nostra disposizione finché non ci cacciano dagli studi, no? E allora ti volevo chiedere anche qualcos'altro, perché vogliamo anche un po' far vivere questo salotto anche ai nostri ascoltatori, e non so se hai qualche altro aneddoto da raccontarci, ti ascoltiamo, dopodiché magari cerchiamo di portare il finale di questo spazio più ancora per parlare di questo libro,
perché è importante anche che i nostri ascoltatori sappiano appunto che uscirà tra breve e che potrà comunque quindi essere una lettura anche piuttosto interessante quest'estate. Cioè, non è detto che per forza di cose bisogna sempre comunque diciamo leggere diciamo una letteratura, una letteratura diciamo più leggera. Ci possono benissimo essere di accompagnamento anche altri libri di vita vissuta che a mio avviso voglio dire possono comunque contribuire lo stesso a darci in ogni modo, anche se non sembra, invece qualcosa di più al nostro spirito, alla nostra anima, almeno io la penso così. È vero che sono anche purtroppo momenti già difficili, no? A causa di questa pandemia che ci ha colpito i tempi, quindi purtroppo c'è spesso e volentieri. Allora, io ho avuto anche a fare discorsi un pochino, voglio dire, ci portano anche momenti un po' di demoralizzazione, ma così non deve essere, anzi, perché credo che quest'oggi il messaggio tuo, il nostro messaggio sia tutt'altro. Comunque hai qualche aneddoto che ci vuoi raccontare? No, assolutamente un messaggio positivo. Arrivo all'aneddoto molto in fretta, nel senso che però mi rilascio un attimino al discorso del Covid. Io ho avuto un potenziometro, perché oltre al Covid che ci ha fatto stare in casa tutti con la zona rossa eccetera eccetera, io ho avuto anche il problema di non guidare per 6 mesi, quindi la mia alternativa era stare in casa o stare in casa. Queste erano le due possibilità che avevo. Beh, c'era comunque Radio CU che ti poteva accompagnare tutto il giorno. Mi ha accompagnato spesso e volentieri. Comunque veniamo all'aneddoto. Quando ancora si trasmetteva con i vinili, e tu l'hai vissuta con me questa cosa, quindi c'era tutta questa pila di piastre dove si mettevano dentro i nastrini, quelli da avvolgere con la bic a profilo esagonale. Esatto, dopo andiamo a sentire quel disco lì. L'aneddoto che volevo raccontare è che quando ti scappava il bisogno, praticamente, noi, siccome eravamo in uno scantinato, il bagno era al primo piano, quindi mettevi su un disco molto lungo, tipo Mike Oldfield, quei mattoni da 6, 7, 8 minuti, e facevi la volata su per le scale per andarla a fare, no? Poi quando scendevi, chiaramente la porta era quasi sempre chiusa e ti eri scordato il chiavi dentro. Oppure qualcuno, era successo che la puntina aveva graffiato tutto il disco e poi beccato 3-4 minuti che si sentiva sempre il famoso buco nell'etere, no? Ecco, quello era... Adesso non succede più con le nuove tecnologie, per fortuna. Comunque il disco era più romanticismo. Dimmi, scusa, c'era più romanticismo, era molto più romantico. Io mi ricordo che una mattina che io facevo dalle 7 alle 9 del mattino, aprivo la mattina e sai, comunque bisognava alzarsi quindi presto alle 6, far colazione, andare in radio, aprire la radio e dare... A zero lire? Se ne mettevano anche qualche soldino perché la radio ne aveva... Andavamo a comprare i dischi, ma chiaro. E una mattina invece di far partire un disco 45 giri mi è partito a 33, no? Mi ha telefonato subito il direttore dicendo: ma cosa stai facendo? Arrivava la telefonata del direttore. No, succedevano adesso cose. Dillo al tuo direttore che arrivava una volta la telefonata, non erano tutti così come lui. No, però dopo guarda che una stringa la pubblicità delle feste dell'unità, no, era una roba. Vabbè. Guarda, comunque credimi, dopo ci stavo male tutto il giorno perché diceva: come ho fatto? Cioè, ho fatto partire un disco a 33 invece che a 45 giri, ma ero proprio addormentato, no? Ma pensa se lo facevi partire a 78. Però ti dirò che comunque gli ascoltatori erano tutti carinissimi, cioè nel senso che c'era un seguito incredibile. E l'affetto che c'era a quei tempi, sai, adesso siamo in un'era un po' diversa, l'era digitale ha un po' staccato tutti questi rapporti, queste cose, è tutto molto più automatico, più automatizzato, e siamo entrati un po' spersonalizzante, però da un certo punto di vista vedi, rapporto umano, sì. Però da un certo punto di vista le cose sono migliorate, per dire, invece nel campo medico.
Ecco, perché io credo che quello che si possa fare oggi anche e che hanno fatto oggi anche nei tuoi confronti, all'epoca forse era molto più difficile, hai capito? Allora, io sicuramente non finirò mai di ringraziare tutto lo staff medico del Bellaria, i chirurghi che mi hanno operato. Volevo arrivare a questo, cioè credo che questo oggi valga la pena proprio anche solo in pochi minuti, però all'interno dei nostri discorsi ringraziare anche tutto il comparto sanitario, perché credo che ci siano delle persone veramente eccezionali. No, io ho incontrato uno staff veramente eccezionale, molto giovane, quasi tutti più giovani di me, compreso il capo del team di neurochirurgia, il dottor, non stiamo a fare nomi, però poi non solo i chirurghi che mi hanno operato, ma anche tutte le altre persone, cioè infermieri, medici, paramedici, tecnici di radiologia, insomma. Vorrei... E questo credo che l'hai anche in qualche modo significato nel tuo libro, giusto? Sì, sì, certo. Bene, comunque, ascolta, allora ci scopriamo... Il famoso New Gold Dream, che è l'album... Abbiamo il vinile qui, quindi meglio di così, no? Speriamo però che non salti, New Gold Dream è la Simple Mind, quindi... Cinque soci, ok? Torniamo allora in studio, ormai siamo quasi alle battute finali, allora abbiamo detto che vogliamo riparlare un attimo del libro. Scrivendo questo libro, quale scopo ti sei prefissato? Allora, sicuramente lo scopo principale del libro è di aiutare, come ho premesso prima, quindi non è uno scopo né di lucro né di guadagnare denaro, ma direi che il mio scopo principale è lo scopo dell'aiuto. Come è scritto nel libro ebreo più importante, praticamente il Talmud, chi salva una vita salva il mondo intero. Ed è proprio quello che cercherei di fare io, ho cercato di fare io scrivendo questo libro. Basta che io salvassi anche solamente una persona, avrei raggiunto il mio scopo, lo scopo principale di questo libro qua. Spero che sia così, spero che vada così, che venga letto a sufficienza per poi dare quel qualcosa in più, quel po' di coraggio, quella cosa che serve, come hai detto te, al mondo d'oggi serve tanto coraggio per affrontare le pandemie, per affrontare le che poi tutto quello che arriverà. Ci fai vedere anche la copertina del libro? Non l'abbiamo ancora fatta vedere. Certo. Allora, questo è in bianco e nero, però c'è questo cuore grande e poi il titolo è questo qua. Quando la vita ricomincia, scritto così in corsivo, con vita scritto in stampatello maiuscolo. Mi sembra una bella copertina. Ecco, per acquistarlo appunto tra la fine di maggio e i primi di giugno, che dovrebbe essere il periodo appunto di inizio pubblicazione, lo troviamo un po' su tutti i portali online, giusto? Allora, lo troviamo su tutte le piattaforme di vendita online oppure tramite il sito della mia casa editrice che è Astro Edizioni di Roma, più anche sul mio sito personale che è www.lucagennasi.com. Ascoltiamo un'altra canzone, che è l'ultima che hai scelto appunto tra la scaletta che avevi dato quest'oggi, che è John Williams con Schindler's List, giusto? E tra l'altro è anche la colonna sonora di un film famoso di Steven Spielberg, dove iniziano le prime sequenze con delle candeline che si spengono, però l'ultima invece sequenza finale fa sì che queste fiammelle ripartano, che queste luci, questa speranza ricominci, giusto? Ecco, la sequenza finale esattamente è dove praticamente lui diventa il giusto delle nazioni, ci sono gli attori che vanno
assieme alle vere persone che hanno vissuto lo Shoah, a posare una pietra sulla tomba di Schindler, che Schindler è una persona che ha salvato 1000 ebrei, cioè la sua lista c'erano 1000 ebrei. Quindi è un film che mi ha colpito particolarmente e quindi vorrei regalare agli ascoltatori la colonna sonora. Bene, allora Luca, ritorniamo ancora in studio, siamo alle battute finali, quindi mi viene allora da dire quale messaggio vuoi lanciare a tutti i nostri ascoltatori, visto che oggi abbiamo deciso di fare questa chiacchierata, molto, l'avranno capito tutti quanti, in maniera molto tradizionale, molto semplice, non abbiamo voluto fare la classica intervista, no, accademica, eccetera. Penso che per parlare di queste cose sia forse fondamentale farlo in maniera molto più spontanea, molto più serena e normale possibile, quindi abbiamo cercato di creare un piccolo salotto, non so se ci siamo riusciti, anche insieme un po' alla musica che ci hai proposto, che comunque faceva sì che fosse un disco uno più bello dell'altro, tanto per intenderci, quindi hai fatto un'ottima scaletta, ma da un ex speaker è il minimo che ci possiamo aspettare, no? Poi chissà, cioè, io spero sempre di riportarti in radio, però è difficile, che non è facile, anche perché tu eri molto bravo, molto più bravo di me. Ascolta, comunque, quale messaggio vuoi lanciare quindi ai nostri ascoltatori? Il messaggio che io posso lanciare è: non perdete mai la fiducia, non perdete mai la speranza. Queste sono le cose che dal profondo del cuore io auguro a ognuno di noi. Bene, allora noi ci fermiamo qua e naturalmente voglio ricordare che con Luca ci saranno poi tanti appuntamenti nel corso della prossima estate e che troverete sul suo blog, giusto Luca? Sì, diciamo che sul mio blog c'è tutto il programma di tutte le librerie, biblioteche, eccetera, eccetera, dove io aggiorno continuamente, dove mi potete trovare. Ad esempio, a fine giugno sarò a Monte Catini Terme, dentro una libreria Mondadori, e poi di qui probabilmente in estate sarò in qualche località della Riviera, poi a settembre ancora a Bologna e via. Ecco, è il tuo blog, ricorda l'indirizzo del tuo blog però. Allora, il mio blog lo potete trovare all'interno del mio sito, che è sempre il mio nome e cognome, quindi www.lucagennasi.com. Bene, io direi che è stata una chiacchierata veramente bella insieme all'amico Luca. Penso che tante cose accadono. Io no, ringrazio te per aver dato questa possibilità. No, ma ringrazio invece io te, anche perché penso che tante cose accadono nella vita, ma quello che conta è quello di continuare, diciamo, a pensare o sognare di poter fare ancora. E oggi penso, come per tante persone, sia sempre il momento di ricominciare a volare, ed è un po' il messaggio, credo, del tuo libro, ma lo scopriremo andandolo poi a leggere. E quindi io, caro amico, ti lancio un forte abbraccio, e nell'abbracciarti per me il tempo in quel momento si ferma e non ha più età, e questo credo che possa essere una condizione che nessuno e nessuna malattia possa a questo punto contrastarci. Io ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito e do appuntamento appunto a tutti con Luca durante l'estate e soprattutto al di là dei suoi appuntamenti nelle librerie e nelle varie sedi dove si troverà a promuovere il suo libro, colgo l'occasione di ricordarvi di acquistarlo. Luca, facci rivedere un attimo la copertina con la quale ci salutiamo qua. La copertina è questa. Quando la vita ricomincia, Luca Gennasi, in vendita in tutte le librerie
e se lo acquistate lo fate per una buona causa. Io ringrazio tutti gli ascoltatori e ringrazio te Alex per avermi invitato. Ringraziamo anche il direttore, anche il direttore della Nati. Lo ringraziamo sicuramente per l'ospitalità anche. Niente. E poi speriamo ciao che a tutti ti convinca di tornare a fare qualche trasmissione in radio. Chissà. Non mai dire mai nella vita. Va bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti. RadioCU.com. Non fartela raccontare. Raccontala.